Ho dei bisogni che si evolvono nel tempo e a cui la sanità dà tante risposte, ma che diciamo corrono più veloci rispetto a quello che riesce a correre la sanità. E quindi io ho sempre creduto tantissimo alla ricerca e alla scienza. Per me Fondazione Bruno Kessler è sempre stato un esempio. E allora da lì mi è venuta l'idea di, tra virgolette, lanciare una sfida. L'iniziativa si è inserita in un contesto già ben consolidato e ha offerto moltissimi spunti di innovazione rispetto all'azione che era già in corso. È stato particolarmente stimolante il cogliere lo spunto che è stato avanzato da una paziente diabetica come Cecilia, che ha una profonda conoscenza della materia, della patologia che la contraddistingue e soprattutto della gestione scientifica che si può fare dell'evoluzione della situazione patologica. Raccogliere gli input da parte dei cittadini non solo è una sfida oggi, ma ragionevolmente per la ricerca sarà l'ambito di sfida maggiore dei prossimi anni. Credo che coinvolgere i ragazzi sia molto importante, perché diventa importante per loro, perché si sentono produttivi di fare qualcosa con il mondo reale. L'alternanza scuola-lavoro è fondamentale da questo punto di vista qua, e soprattutto anche per gli adulti, che poi possono, tra virgolette, sfruttare la creatività dei ragazzi, che non hanno delle impostazioni logiche mentali come gli adulti, insomma.